Si è concluso il coffee meeting all'Hotel Mara di Ortona, il viaggio nel mondo del caffè organizzato dall'associazione Donnè. Abbiamo voluto immortalare, hanno detto, il percorso in una carrellata di immagini che solo in parte racconta il vissuto di questa importante esperienza che in primis ha portato le donne a mettersi in gioco con un fare tutto nuovo. Da questa esperienza, hanno aggiunto gli organizzatori, ben capitanata dal maestro Marcello Vitellone, oltre a una professionalità, le donne hanno alimentato una comunità che continuerà ad esistere in un oltre ancora da strutturare. L'impegno di Donnè, proseguono, sarà certamente quello di conservare e non disperdere questa preziosa rete umana. Marina Di Virgilio, responsabile del progetto. Sì, io sono dell'Associazione di Promozione Sociale Donné che da questo anno sta lavorando in particolar modo sul gap di genere che c'è nel mondo lavorativo. Donné è sempre stata sensibile al contrasto, alla discriminazione di genere. Da 10 anni lavoriamo sul territorio con campagne di sensibilizzazione e di prevenzione alla violenza di genere e quest'azione di oggi, il corso di caffetteria, rientra in una serie di azioni che stiamo mettendo in campo che riguarda un contenitore più ampio, un progetto che si chiama La formazione, la rete delle imprese, l'autonomia delle donne. Tutto questo chiaramente per favorire il superamento della violenza economica delle donne e incentivare l'autonomia, l'empowerment delle donne. La nostra partnership è stata incentrata proprio su dare dei cenni importanti e su una formazione base su un percorso che indubbiamente potrà essere utile a queste signore nel mondo del lavoro.